Job e covetta, pancreas, trapianto del libro cuore. Un rifacimento del libro di De Amicis. Alla maniera di Job e covetta. Adesso vediamo dove cazzo eravamo rimasti. E che vuol dire? Chiese il bagnino. E Giuseppe rispose: non l'ho più capito mai. Potremmo chiedere a Lazzarone. Ma il bagnino non aspettò la risposta di Lazzarone e scombinò Giuseppe di mazzate con un remo del pattino. Cazzo, quel bagnino sì che era un duro. Porco qua, porco là. Si udì gridare all'improvviso dall'ultimo banco. Chi è stato? Ululalala, che era svenendo. Era stato Cuomo Angelino, un ragazzo che frequentava la nostra classe e che qualche settimana prima aveva deciso: basta con la vita da chiattillo. Voglio farlo skinhead. Eliminò i pantaloni all'inglese, la camicia Oxford e le Clark e si mise un paio di scarponi pesanti come un programma della Laurito. Un giubbotto morbido come un torrone per l'aria e un paio di occhiali Ray-Ban così neri che Ray Charles a confronto sembrava che portasse le lenti a contatto. Si pettinò come gli altri di solito sono pettinati dentro le mutande. E infatti si fece una bella testa rasa e rosa e cominciò a studiare, lesse tutta l'opera di Baccio e Tardelli. La storia del campionato dal 1400 a oggi, Ille Dererum Calciorum, dei santi pari del calcio Mazzola e Sivori, e il fondamentale volume, la Bibbia dello skinhead, ovvero Hooligans, un modo di vivere. Cominciò a dire che bisognava andare a destra. Era convinto di aver letto Nietzsche e la teoria del superuomo e invece aveva letto i quiz dell'esame della patente e la teoria del superare. Quella storia della svolta a destra non era mai stata chiara nella sua testolina di locusta, finché un giorno disse: vado a difendere la razza. Perché solo la razza? Chiese il padre. Lo scorfano e le sogliole. Che t'hanno fatto? Il povero uomo non aveva capito. Angelino uscì, trovò tre amici e si dissero: dai, cerchiamo un negro da massacrare. Sembra un paradosso, ma erano incazzati neri. Quando finalmente ne trovarono uno che... Scusate. Quando finalmente ne trovarono uno era incazzato bianco, ma non vale. Poi Angelino impazzì perché tifava per il Milan e non sapeva come comportarsi con lui.